grazie. Allora, applauso spontaneo sempre, aiuta sempre. No, io ho il compito prima di ridare la parola a Don Walter, che poi introdurrà lui i relatori di questa presentazione della mostra di Millet, che ha come titolo Un dramma avvolto di splendori, uomini e donne al lavoro nella pittura di Millet. Ho il compito un po' di dire brevemente la genesi e il motivo per cui l'abbiamo voluta portare a Milano, tra l'altro in questa splendida location che è la Sacrestia di San Marco, grazie all'ospitalità del parroco, del vicepresidente, della signora Augusta Micheli, che è stata straordinaria nell'aiutarci nell'organizzazione, e grazie anche agli altri promotori della mostra che dopo elencherò. Diciamo che l'idea non è innanzitutto per un gusto, diciamo, puramente artistico, ma è l'idea nasce all'interno dell'esperienza di accompagnamento delle persone senza lavoro, in particolare che avete manager, parliamo degli over 40, profili, diciamo, qualificati, profili alti, che ormai dal 2006 stiamo portando avanti. E da questa esperienza, se c'è un'evidenza forte che emerge, è proprio che è fondamentale nella ricerca del lavoro, come nel lavorare stesso, per chi invece il lavoro ce l'ha, una ripresa, un ridestarsi, un rimettersi in moto in discussione della persona che sta cercando lavoro, che comunque dentro il suo lavoro cerchi un significato che sia all'altezza del desiderio che ha. Cioè qualcosa che non soccomba, che non si rassegna a una frustrazione, a una situazione che spesso succede proprio quando magari c'è un periodo di disoccupazione e di lontananza dal lavoro. Allora, in questo abbiamo visto che ciò che aiuta è la possibilità di un incontro vivo, di un incontro con persone che questo problema ce l'hanno e sostanzialmente in maniera testimoniale, non con discorsi o teorie sul significato del lavoro, ma tentano in qualche modo di dare una risposta a questo desiderio. Potremmo raccontare numerosi esempi di quanto questo sia importante nella, per esempio, nella ricerca del lavoro, ma direi soprattutto che è stato giustamente detto, particolarmente anche recentemente dal nostro arcivescovo Scola nel discorso di Sant'Ambrogio, che la crisi che stiamo attraversando è innanzitutto di natura antropologica, cioè di significato, di concezione della persona, e questo dentro la crisi del lavoro forse è più evidente che sotto altri aspetti, perché è una crisi che investe tutti gli aspetti del vivere e della convivenza. Ecco, dal nostro piccolo punto di osservazione, però, appunto, possiamo dire che prima di un contesto avverso, che sicuramente c'è, che conosciamo benissimo, c'è una radice di questa crisi che riguarda più profondamente la persona, che ci riguarda, ed è appunto quella che Peggy chiamava la perdita del gusto del lavorare e del lavorare bene, del faticare quotidianamente per costruire un'opera, cioè una perdita della stima per il lavoro, qualunque esso sia. Peggy la chiamava la tara del mondo moderno, che riduce l'uomo, il lavoro, al loro aspetto economico. Questo scopo da riscoprire, che poi non è diverso da quello per cui vale la pena vivere, qui vale la pena alzarsi la mattina e affrontare le sfide che quotidianamente abbiamo. Ecco, di fronte a questa evidenza che nasceva dall'esperienza del manager, ci siamo messi tutti e abbiamo fatto appunto l'incontro con la mostra di Millet durante il meeting 2014 di Rimini, che ci ha folgorato in qualche modo, perché abbiamo visto proprio un esplodere di questa simpatia per il lavoro e una stima quindi per il lavoro che
veniva espressa attraverso la forma pittorica, ma anche attraverso gli scritti che sono riportati nella mostra, in modo forse incomparabilmente più grande che non qualsiasi discorso sullo scopo del lavoro. Pensiamo per esempio all'Angelus, tra l'altro in quasi tutti, poi mi correggeranno gli esperti, ma in tutti i suoi quadri c'è questa centralità del soggetto che lavora. E pensiamo per esempio all'Angelus, che sicuramente fosse l'opera più famosa che ha fatto, come il soggetto è proprio questo punto di incontro tra la necessità della fatica, del manipolare, del faticare la terra e il significato ultimo e l'orizzonte ultimo dell'esistenza, attraverso il richiamo di un campanile, uno suonare di campane lungo l'orizzonte che richiama l'uomo a fermarsi, per riprendere coscienza, rifare memoria del perché sta facendo quella fatica. Spesso Millet citava questa frase della Bibbia: mangerai il pane col sudore della fronte. E questa autocoscienza trova espressione proprio in un atteggiamento di domanda, e nel lavoro stesso, nelle sue stampe, che poi tra l'altro potrete anche percorrere alla fine di questo incontro con un paio di turni di visita guidata, si vede tutta questa coscienza che in Millet esplode. Tra l'altro lavoro manuale, lavoro della terra, ma anche lavoro manifatturiero, lavoro agricolo che peraltro sarà ripreso nelle Expo che tra poco inizierà a Milano, ma è anche questo, proprio nel lavoro manuale che ha a che fare con la materia, forse più facilitata, più semplice, più questa domanda, questa dipendenza originale da qualcos'altro, senza il quale non puoi fare la fatica che fai, quantomeno senza interrogarti. Per questo anche, se posso fare un inciso di attualità, non si può trascurare la valorizzazione di quello che è il lavoro manifatturiero. Ecco, perché si chiama, perché il titolo? Il titolo è proprio perché, almeno per come l'abbiamo percepito, proprio perché attraverso questo lavoro l'uomo riacquista dignità. Il lavoro è una fatica, è un dramma ma avvolto di splendori, perché l'uomo attraverso di esso riacquista una dignità, perché il lavoro diventa mezzo e strumento di relazione, di rapporto con chi fa tutte le cose, col creatore di tutte le cose, con quello che la Bibbia chiama l'eterno lavoratore. E di questo è stato colpito anche Van Gogh. Nella mostra c'è una parte finale proprio sul legame tra Van Gogh e Millet, che rimane colpito da questa dignità che dà al lavoro Van Gogh, che dà Millet al lavoro, e Van Gogh lo chiama esplicitamente un padre, tanto da arrivare a copiarne diversi soggetti, certamente con la sua interpretazione, con i suoi colori, con ciò che gli è proprio. Un'altra citazione che ci ha molto colpito, che viene riportata nella mostra, è quella in cui Van Gogh dà dignità a tutti i tipi di lavoro, dicendo, a proposito tra l'altro del suo dipinto sui piantatori di patate, dice: si dovrebbe riconoscere che la nobiltà o la bassezza risiede nel modo in cui tali attività sono comprese o rappresentate, non nelle cose in sé. Quindi dipende dalla coscienza che l'uomo ne ha. E poi, quasi a riassumere ciò che lo spinge ultimamente a dipingere determinati soggetti, dice: devo dire che ciò che muove la mia arte è l'umano, il valore dell'umanità. Questo valore della propria umanità l'uomo lo scopre in azione, in particolare nel lavoro, come spesso ha sottolineato Don Giussani, che è un po' all'inizio, la cui provocazione sul lavoro è un po' all'inizio anche dell'esperienza di rete manager. Un amico, a questo proposito, che abbiamo accompagnato anche nella ricerca del lavoro, diceva una frase che abbiamo tenuto in qualche modo nel cuore in questi mesi. È un amico che
grandi dirigenti di grandi multinazionali, poi perde il lavoro e rimane senza lavoro per molto tempo, si rimette in discussione, riparte da un ruolo molto più basso, con una retribuzione molto più bassa, ma ci scrive una lettera dove arriva a dire: certo, avevo perso tanto rispetto a prima, ma una cosa avevo di sicuro riconquistato, la mia dignità. Questo a testimonianza di questo percorso. Ecco, l'ultima cosa che volevo dire è anche che è stato molto interessante il metodo con cui è nata l'iniziativa e l'idea, perché ci ha trovato subito in grande sintonia con Don Walter, con la diocesi di Milano, Don Walter responsabile della pastorale sociale della diocesi, con il Fondo Famiglia Lavoro, peraltro sarà possibile lasciare offerte durante tutta la durata della mostra per il Fondo Famiglia Lavoro della diocesi, con l'amico Marcello Menni, direttore della Fondazione Vittorino Colombo, e poi con gli amici del Centro Culturale di Milano, che sono poi questi i promotori della mostra, fino ad arrivare ad organizzarla insieme. Quindi dal primo momento dell'idea ci siamo messi insieme ad organizzarla, a proporla e ad arricchirla, perché come vedrete entrando nella zona della mostra, nel corridoio d'ingresso ci sono anche 8 pannelli che la Fondazione Vittorio Colombo ha sviluppato proprio sulla visione che aveva il senatore Vittorino Colombo sul lavoro. E poi ci sono citazioni di Paolo VI, di Giovanni Paolo II. E in particolare mi ha colpito il suo apprezzamento proprio di Migliero. Lui teneva nella sua stanza una cartolina dell'Angelus e che per lui rievocava la campagna brianzola in cui è cresciuto. Vittorino Colombo era di Albiate, e la sua profonda fede. Tra l'altro, il senatore, in un suo scritto, mette in relazione la crisi del lavoro con il venir meno di una comunità educante adesso, fino ad affermare con una straordinaria profeticità questa cosa che, quando l'ho letta, mi ha... Nel 1989 lui diceva, cioè 26 anni fa, diceva: e prevedo che fra 20 o 30 anni, cioè oggi, questa mancanza di paletti educativi provocherà un fenomeno a cui non siamo abituati. Milioni di giovani che non studiano e non lavorano, immersi in un limbo di indecisione. Impressionante la lucidità. Infatti oggi in Italia abbiamo oltre il 40% di giovani che non studiano e non lavorano. Quindi il problema educativo alla base. E poi una sorpresa anche per me: senatore Vittorino Colombo aveva uno stretto rapporto con Don Giussani e racconta appunto di un dialogo in cui era tema il lavoro e lo stesso quadro di Migliè con Don Giussani. E in particolare nella chiosa finale del racconto di questo dialogo dice, ed è riportato in uno dei pannelli, dice Vittorino Colombo, dice: ma la strada del lavoro, Giussani come Paolo VI lo dicevano con chiarezza, passa attraverso l'educazione delle coscienze. Ecco, l'auspicio è che questa nostra iniziativa sia proprio un piccolo contributo per approfondire la conoscenza della nostra natura, la natura del soggetto che lavora. Senza questo lavoro, perché anche questo è un lavoro che è culturale ed educativo, a cui siamo tutti chiamati, sarà poi difficile individuare soluzioni efficaci al problema che tocchiamo ogni giorno, così drammatico come quello del lavoro. Grazie. Allora, prima di lasciare la parola volevo fare dei ringraziamenti sentitissimi, innanzitutto appunto a chi ci ospita, Monsignor Luigi Testori, e al supporto che ci ha dato anche la signora Micheli, e poi i nostri sponsor, che quindi i promotori li ho già detti, Testori, Luigi Testori. I nostri sponsor, che sono, oltre alla Fondazione Vittorino Colombo, il Centro Culturale di Milano, G-Group, Cernet, e ultimo ma non ultimo, che non so se è presente in sala, il signor Bassi della Casa Valdemagna di San Colombano, che ha offerto i vini dell'aperitivo che verrà offerto alla fine dell'incontro. Addirittura ha creato un'etichetta apposita per l'evento, quindi eccezionale. E poi appunto ricordiamo la possibilità di lasciare offerte per il Fondo Famiglia Lavoro della Diocesi. Grazie e buon incontro.
grazie Alberto. Bene, allora prima di iniziare ci tengo a portare i saluti del nostro cardinale Angelo Scola, che è chiaramente al corrente di questa nostra mostra, di questo evento, lo sostiene, lo incoraggia e ha detto di portare i saluti a tutti voi che siete presenti questa sera, di portare le vostre famiglie. Noi cerchiamo di stare nei tempi di una presentazione che abbia un ritmo e quindi il primo a cui do la parola è alla mia sinistra, Monsignor Domenico Sguaitamacchi, sacerdote ambrosiano, nato nella ridente e gloriosa città di Abbiate Grasso. Come è nato anche per quello di me. Entrato in seminario a 11 anni, insegnante di storia dell'arte nelle scuole superiori e dal 2007 collabora con l'ufficio dei beni culturali della nostra arcidiocesi. È molto apprezzato per la sua chiarezza espositiva, viene invitato spesso, quando pure anche voi, a tenere catechesi, conferenze a partire dalle opere d'arte. A Don Domenico, nel giorno in cui si festeggia la fondazione dell'Inter, di cui lui è glorioso sostenitore, il 9 marzo 1908, abbiamo chiesto di aiutarci a entrare in questa mostra a partire da darci qualche opera che lo ha particolarmente colpito. Lo ascoltiamo. Grazie a Don Walter di questa presentazione. Devo dire che la nostra gloriosa Inter ieri sera, dopo averti fatto soffrire, ci ha dato mezzo sorriso. Vabbè, proprio alla fine, veniamo alle cose indubbiamente più serie, vi chiedo la pazienza. Ecco, io tento di cavalcare la luce di Millet, quella che abita tutti i dipinti di questo artista e che cattura immediatamente i nostri sguardi col fascino delle sue infinite e delicate tonalità e che invade uomini e cose dentro uno spazio che non è solo uno spazio, che non è solo uno spazio come luogo, paesaggio, testimoni di eventi quotidiani. Ecco, cercavo di positiva per quello che se andiamo all'inizio. Ecco, grazie. Sì, ecco, scusate. Ripeto, una luce che rivela uomini e cose dentro uno spazio che non è solo luogo e paesaggio testimone di eventi quotidiani di gente comune, ma si propone come spazio più profondo, più intimo, uno spazio dell'anima e per l'anima un luogo, insomma, dell'interiorità, uno spazio spesso silenzioso che è carico di sentimenti, di emozioni, lo si vede anche in questo, di trame di vita nascoste, taciute, spesso per pudore oppure per vergogna. Insomma, uno spazio di visioni e per le visioni. Luce come questa, luce ancora calda, di un tardo pomeriggio, luce piena, che insiste su un paesaggio di lavoro e di fatica, che in primo piano lentamente si prepara ad invadere il campo e si fa già soglia della notte ancora lontana, ma già annunciata. Luce che comincia ad allungare le ombre di quel tanto che basta per avviarle all'oscurità quasi prossima. Questo è il tempo di spigolare, il tempo di setacciare quel che la terra, già impoverita, ancora sa dare quasi per inatteso un miracolo anche a chi non ha nulla. O come quest'altra, una luce più fredda, che si colora degli ultimi raggi di un sole che cala, ma che accende di un estremo, insistito bagliore o luminoso orizzonte. Le ombre qui sono già avanzate, si sono fatte più lunghe e radenti, e nel vasto campo di terra ingaggiano con le vampanti di un sole ormai stanco la quotidiana lotta della sera imminente. Si fa immobile e silente il profilo della terra che rivela i segni del duro, ininterrotto, faticoso lavoro dell'uomo, trama di un'intera giornata. La luce e le ombre si
sembrano sposare la prima fresca brezza serale che della terra ovatta i confini, ma ne esalta gli odori e i profumi. È odore di fatica questo, sono profumi di terra lavorata, sudata. E questo è il tempo per la preghiera, l'ultimo, quello del vespero, serale, che in qualche maniera consacra e benedice un lavoro chiamando alla pace l'uomo e la terra. O ancora come quest'ultima, qui è notte ormai, appena iniziata. Il sole ha da poco ceduto alla luna, che forte del suo chiarore sorprende e accompagna al ritmo dei passi confusi e festosi di un gregge che, guidato dal suo pastore, ritorna all'ovile. Le ombre, padrone del tutto, stanno per acquietarsi ed avvolgere ogni cosa, mentre la brezza si è trasformata in una rigida ed umile atmosfera. Sale penetrante ed insistente questa frescura, pronta ad abitare il silenzio della notte profonda. Veglia tuttavia la luna, rassicurante del suo straordinario ed affascinante chiarore che sa di poesia, amica e custode fedele di ricercate e meritati riposi. E questo è il tempo per il ritorno, il tempo dei pensieri che setacciano a ritrosi i ricordi del giorno appena passato, ed è il tempo dell'attesa che si apre al domani, sognato e sperato diverso, migliore. Una luce reale definirei quella di Millet, che scandisce il passare del tempo e con gli attimi di vita quotidiana, gesti abitudinari, metodici, faticosi, forse anche banali, risaputi e meccanici, ma ad ognuno di essi ridona senso e dignità, valore e preziosità, che rinobilita e ne esalta la nascosta grandezza. Una luce di verità, quella di Millet, che invade il cielo in ogni sua sfumatura, che penetra la terra in ogni sua zolla, che rivela nei gesti degli uomini pensieri che sono intrecce di vite nascoste, faticose, sudate, pesanti, e ne svela una inaspettata bellezza, che è il volto di una saggezza antica e semplice, concreta, onesta e vera, che ha il sapore di terra e si fa maestra di vita. Una luce, ancora, che io avrei la tentazione di chiamare di grazia, ma non oso per rispetto all'artista, ma che comunque definirei luce capace di un oltre, oltre il visibile, per farsi riflesso di una sacralità di cui è impregnato tutto il creato, cosa buona e bella, di cui è plasmato l'uomo fatto ad immagine e somiglianza di Dio, e che proprio Millet, nella sua pittura realista, sembra affidare alle vaste prospettive di queste sue terre dure ma fertili, a questi suoi personaggi di gente contadina semplice, così fragile nei gesti, ma ben solida e forte nel suo porsi, intessuta di profonda umanità e scolpita da sincera interiorità. Spigolare, spigolatrici. Il gesto delle donne è una silenziosa ma efficace denuncia verso chi, dalla terra, trae troppo per sé e lascia lo scarto per gli altri. Questo è il tradimento alla sacralità di tutto il creato, è insulto alla dignità di ogni uomo, è ferita al nobile gesto di un onesto ed equo lavoro. I carri, pieni di frumento e i granai stracolmi, fanno bella mostra di sé sullo sfondo del dipinto. Sono lontani e dentro una luce piatta che paradossalmente sembra sbiadirne le forme e togliere loro ogni segno e voce di vita. Tutto è immobile, se guardate, e silenzioso, quasi pago in una ostentata opulenza. Sembra un giudizio già scritto, anzi dipinto questo. Ecco, certamente Millet non si è esposto a tanto, ma a noi nulla vieta di osservare questo silente e sfumato orizzonte pieno di cose, forse troppe, nell'eco delle parole evangeliche.
Che farò, poiché non ho dove mettere i miei raccolti? Demolirò i miei magazzini, ne costruirò di più grandi, vi raccoglierò tutto il grano e i miei beni, poi mi dirò, anima mia, hai a disposizione molti beni per molti anni. Riposati, mangia, bevi e divertiti. Stolto, questa notte stessa ti sarà chiesta la vita. In fondo il tema di una vera giustizia è un tema anche profondamente laico e certamente, io lo credo, appartiene alla cifra estetica dello stesso Mille. La presenza vera, la voce che inquieta le coscienze, il respiro affannoso che appesantisce la fatica e aumenta il sudore appartiene alle spigolatrici in primo piano. La luce le raggiunge e le rivela nella verità del loro plastico corpo invecchiato troppo in fretta, nel loro dimesso ma dignitoso vestire, ma soprattutto nel loro deciso e ripetuto chinarsi. Si piegano verso la terra per necessità di raccogliere ciò che è rimasto. Si inchina la prima e avvicina la mano destra alla terra quasi con religioso rispetto, mentre la sinistra si appoggia alla schiena per accompagnare la fatica eccessiva. Setaccia la terra la donna di mezzo, raccoglie la spiga e già si accinge a rialzarsi trovando forza nella mano affrancata al ginocchio piegato. Si è appena rialzata la terza, appena riposta la spiga trovata tra le altre, nel mazzo che stringe, e di nuovo è già pronta a chinarsi. Questa è la verità incisa nei loro gesti, ripetuti e quasi ritmati da una musicalità di cui il lavoro pesante è il rigo e le poche spighe che stringono tra le dita le note. Non strappano, ma cercano. Non rubano, ma raccolgono. Quel che la terra quasi proprio per loro ha finora nascosto ad altri. E tutto ha il colore del dono. Dono è la terra, dono è quel poco di pane che da quelle spighe sapranno puntigliosamente impastare. Dice Millet, vedi figure che zappano e vangono, che ne vedi uno che di tanto in tanto raddrizza la schiena, giù dalla fronte, con il dorso della mano. Forse dono è anche questo sudore, che cala negli occhi fino a bruciarli, ma che in qualche modo anticipa la gioia di un pane ben caldo. Pregare, l'Angelus. Ho dipinto il quadro nel ricordo di quando insieme alla nonna seguivamo i lavori dei campi. Al vespero giungeva fino a noi il suono delle campane. Essa allora ci faceva coprire il capo e ci raccoglievamo in preghiera elevando il pensiero nella rievocazione dei cari defunti. Scrive così Mille. Dunque, un ricordo anzitutto dipinto nell'anima di un bambino che qui prende forme e colori in un'immagine di rara bellezza e di suggestiva attrazione al punto da diventare l'icona dell'intera pittura di Millet. Il silenzio è calato nel campo, tace la terra setacciata, anch'essa sfinita, esausta come gli uomini. La cagliola, l'arnese, il piccolo cesto che le poche patate raccolte posto al centro del dipinto si fanno testimoni improvvisamente muti ed immobili di un'interrotta fatica che dall'alba fino al tramonto ha visto l'uomo e la donna cimentarsi in un duro lavoro per strappare alla terra quel frutto seminato, curato ed atteso. Solo la voce lieve di un timido vento sembra rompere di tanto in tanto l'improvvisa fissità di questo attimo che chiude il giorno e diventa preludio alla sera. È un attimo anche di attesa, l'attesa quotidiana di un suono già conosciuto mille volte, dolce, amico, aspettato e desiderato, il suono della campana al canale del vespero. E scivolando sulle stesse leggere forate dell'aria, i rintocchi non si lasciano attendere a lungo. Risuonano prima lenti e lontani, quasi timidi, e poi via via sempre più forti, vicini, chiari, rimati, insistenti.
eco di stupore nel ricordo di un fanciullo, che qui si tramutano in un incanto che avvolge e riempie ogni cosa, e abita alla stessa maniera spazi di campi e spazi di cuori. Chi nasce dalla terra, richiamato dal suono antico e nuovo di questa campana? Forse nella donna la stessa nonna, e nell'uomo lo stesso artista diventato adulto? O rinasce l'intera umanità? È l'ora della preghiera, è l'ora dell'Angelus, ne sono entrambi sedotti, però in maniera diversa. La donna è come rapita, il corpo è perfettamente eretto, il capo chinato e le mani giunte rivelano un cuore capace e deciso nell'aprirsi al divino. L'uomo è più schivo, è in piedi, ma con il corpo meno in tensione, ha la testa chinata, bisbiglia preghiera, ma la mente sembra inseguire anche pensieri diversi, rivelati dal gesto quasi nervoso che tormenta il cappello. E il suono della campana si fa racconto. Racconta una terra segnata dai solchi, necessarie e ferite perché il seme produca il suo frutto. Racconta della donna e dell'uomo, dalle mani grosse e nodose e dai volti solcati da rughe, segni indelebili di un destino che li lega da sempre alla terra. Racconta di un cielo di luce che ne rapisce i volti in pensieri e li trasforma in preghiera. Ed è un racconto umano e religioso, di fatiche e di speranze, di ribellioni e di fede, di egoismo e di amore, di lotte e di vittorie. La campana non suona più, il campanile ritorna muto, solo esile profilo sul lontano orizzonte. Ritorna il silenzio, insieme con l'ultimo biascicare della ripetuta preghiera, et verbum caro factum est. E il profondo raccoglimento diventa riflesso di quel Dio che rende ogni cosa più vera, più bella, più umana e più sacra. Il ritorno all'odile nel chiarore di luna, nella vasta e immensa pianura che la notte dipinge infinita, la luna si accende come la signora del cielo. Va ad illuminare il sentiero sicuro che garantisce un ritorno sereno, va a scoprire il profilo di un recinto amico che garantisce protezione e difesa, va a rivelare la piccola ed umile capanna bramato rifugio che al pastore promette ristoro e riposo. Non è più una sola campana che da lontano rompe il silenzio che segna l'ora che chiude il lavoro ed invita alla preghiera serale. Qui è un suono di tante e piccole campanelle che contemporaneamente accompagnano i passi del gregge, riempiendo di festosa ed improvvisata sinfonia lo stesso chiarore lunare, ultimo allegro suono di una laica liturgia che è il sapore di casa. Tra poco il silenzio prenderà il sopravvento, ogni cosa, la terra, il gregge, il pastore, e lo stesso chiarore di luna in questo silenzio troveranno la meritata quiete e la sospirata pace. Nel gesto del pastore, che scarica la fatica appoggiato al recinto, che alza nell'ultimo sforzo il suo bastone e che meccanicamente riconosce ciascuna delle sue pecore mentre le conta, contento di averle accudite e riportate tutte all'ovile, dimentico adesso di ogni stanchezza vissuta, si concentra il senso e il valore più alto di ogni gesto che scandisce il ritmo di ogni faticato lavoro. L'amore e la passione per ciò che si fa, lo stupore e il rispetto per quella natura di cui l'uomo è chiamato ad essere custode e mai padrone, quel senso di solidarietà a cui educa proprio la fatica ed il sudore che ogni mestiere comporta. Dice Millet, è il lato umano, schiettamente umano, quello che in arte mi tocca di più. Ciò che di più allegro conosco è questa calma, questo silenzio, di cui si gioisce così intimamente nel bosco o sui campi arati. Mi direte che questo discorso è molto da sognatore, di sogno triste, anche se certo dolcissimo. Bene, non mi sento di dare all'artista del sognatore triste e dolce,
ma mi sorprendo a condividere con lui lo stupore per questa umanità così umile, ma così ricca di verità e di nascosta bellezza, intrisa di fatica e profumata di sudore, di cui la sua pittura è indiscussa e credibile testimone. Così come mi lascio volentieri invadere dalla medesima allegria di fronte allo spettacolo di una natura quando dall'uomo è rispettata, lavorata, condivisa e non deturpata ed oltraggiata. Questa visione non nega e non nasconde il dramma, ma non può dimenticare che spesso questo dramma è avvolto di splendore. E questo, credo, sia il vero grido della terra di Millet, di cui ogni gesto creativo ed artistico si fa eco mai spenta e di cui la luce che lo genera e lo amplifica nei suoi dipinti si fa voce che affascina e seduce sempre. Ringraziamo Don Domenico perché è riuscito a unire le immagini con un commento poetico. Sembrava proprio poesia quella che ci raccontava, ci ha introdotto con le luci, con le ombre e poi con la scelta di questi tre dipinti. Ecco, adesso cambiamo registro e presento l'ospite alla mia destra, Paolo Cederle. Chi è Paolo Cederle? È esecutivo vicepresidente di Unicredit, amministratore delegato di Unicredit Business Integrated Solution, la società di servizi di Unicredit, tra cui per esempio c'è l'informatica, la sicurezza, la gestione immobiliare, gli acquisti, i servizi di back office. Fondamentalmente Paolo ha un lavoro impegnativo perché deve gestire circa 10.000 persone sparsi in 11 paesi del mondo. Paolo è un amico, sposato con Antonella, padre di tre figli, vive un lavoro di altissima responsabilità e allora abbiamo chiesto a lui di testimoniarci come vivere il lavoro. Quindi, dall'uso della luce, chiediamo a Paolo una luce sul lavoro, vivere in maniera umana, così come Millet ci mostra un'umanità nei suoi dipinti. È possibile vivere lavori di questo genere mantenendosi uomini, vivendo, lasciando trasparire l'umanità? A lui quindi chiediamo una testimonianza. Sappiamo che non è un esperto d'arte, almeno come lo sono Mariella e Don Domenico, e per questo noi gli chiediamo un commento artistico, anche se magari ci dirà qualcosa su cosa che ha colpito di queste opere. A te chiediamo anzitutto proprio di raccontarci, a partire dal tuo lavoro, dalla tua vita, dalla tua fede, quello che è il lavoro e come si intreccia con queste opere. Grazie. Ti sei dimenticato il sommilista? Non ho ancora mentito. È difficile fare un commento dopo questa poesia che abbiamo sentito, da sarebbe voglia di stare in silenzio e farla riccheggiare. Come hai detto tu, cercherò di commentare la vita dei manager provocato questi quadri. Da come hai detto sembra quasi che sia un binomio impossibile, manager e umano, cercherò di smentire questo. Non commenterò artisticamente sia per la competenza delle persone al tavolo, sia perché non voglio correre il rischio di quello che disse: odio quelli che vogliono fare i colti parlando di Mozart e non hanno mai visto nessuno dei suoi dipinti. Quindi innanzitutto vorrei condividere alcune delle cose, grazie a chi ha organizzato questo incontro, non solo perché mi permette di essere qui con voi, ma perché mi ha obbligato a fermarmi in una vita frenetica, a fermarmi un po' e pensare. La prima riflessione che volevo condividere è che sicuramente nei volti di questi quadri io ho colto la fatica di un lavoro massacrante, molto diverso dal mio, ma anche la coscienza dell'importanza del singolo gesto che la società contadina artigianale aveva e che abbiamo un po' perso. Uno dei pannelli mi dice: le scene raffigurate sono solenni nella loro semplicità. C'è qualcosa di eterno nell'istante più banale, qualcosa di grande nei gesti di questi umili
contadini. A me ha colpito che alcuni quadri fanno trasferire il ritmo che magari sembra sempre uguale, ma è unico, perché come è unica la creazione di un artigiano quando fa una sedia o un tavolo, e che quindi va fatto bene. Alberto mi ha ricordato, mi ha mandato un brano di lì che mi ero scordato, che dice: un tempo gli operai non erano servi, lavoravano, coltivavano un onore assoluto come servizio ad un onore. La gamba di una sedia doveva essere ben fatta, era naturale, era inteso, era un primato. Non occorreva che fosse ben fatta per il salario o in modo proporzionale al salario. Non doveva essere fatta per il padrone, né per gli intenditori, né per i clienti del padrone. Doveva essere fatta di per sé, in sé, nella sua stessa natura. E ogni parte della sedia che non si vedeva era lavorata con la medesima perfezione delle parti che si vedevano, secondo lo stesso principio delle cattedrali. Questa è una cosa che mi ha colpito e che la rivoluzione industriale ci ha fatto dimenticare. Perché la rivoluzione industriale ha posto l'accento lo stesso sul ritmo, ma è un ritmo ben diverso, è un ritmo dettato dalla standardizzazione, dove tutto deve essere uguale e quindi dove si perde non solo la significanza del singolo gesto, ma soprattutto l'importanza della singola persona che lo svolge. Sicuramente la rivoluzione industriale ci ha portato tanti vantaggi, un benessere che questa civiltà non aveva, si emerge dai quadri, un ruolo diverso, la coscienza dell'importanza o del ruolo della donna in alcuni ambienti, eccetera, eccetera, eccetera. Però ci ha fatto perdere questo che era il cuore del lavoro dei contadini e degli artigiani. Però oggi ci troviamo in un momento che secondo me apre nuova speranza, perché ogni tanto sento giudizi sulla rivoluzione digitale molto negativi, no? C'è la spersonalizzazione, manca il contatto umano. Io penso che se giustamente vissuta, la rivoluzione industriale ci dà delle grandi opportunità. Un anno e mezzo fa c'era un bellissimo articolo sull'Economist che metteva in evidenza come la rivoluzione digitale, la rivoluzione internet ci riporta a un misto tra industrializzazione e artigianato, che curerà l'artigianato. Ad esempio nel mio lavoro, dove in banca la catena del valore fino a tempo fa era molto lunga, a partire dal cliente, a finire in quello che si chiama back office, quindi chi faceva back office era molto sulla standardizzazione e non capiva l'importanza del suo gesto verso il cliente. Questa catena, la rivoluzione industriale, la accorcia, sia online 24 ore al giorno. Ciò che chiunque delle persone che lavorano con me nella società di Magento fa incide direttamente verso il cliente, sul cliente finale. E quindi, se giustamente intesa e gestita, è la possibilità del recupero dell'importanza di ogni singolo gesto che facciamo. Un'altra conseguenza è che la rapidità dei cambiamenti implica necessariamente la partecipazione di tutti. Io sono cresciuto, come alcuni di voi penso, a film di John Wayne, e penso che nella mia mente non ci sia nulla di più gerarchico che l'esercito americano, no? Dove uno decide e gli altri eseguono. Mi è capitato un anno e mezzo fa, di essere a West Point, fare colazione col colonnello che a West Point insegna leadership. Bene, nell'esercito americano gli ufficiali sul campo sono obbligati, prima di decidere un attacco, a consultarsi con tutti i loro ufficiali che riportano loro e decidere la strategia d'attacco sulla base di quello che tutti contribuiscono ad esaminare. Se lo fanno e anche perdono la battaglia, vengono premiati, perché comunque hanno considerato tutti i fattori e il contributo di tutti in un mondo che cambia tanto rapidamente. Se è vero nell'esercito americano, deve essere vero nelle nostre aziende. Bisogna recuperare il contributo di tutti basato sulla rivoluzione che ci sta piombando addosso. Ci sarebbero altri esempi legati al mio ruolo, ma penso che il tempo sia limitato. La seconda riflessione che volevo condividere con voi è sul quadro dell'Angelus, di cui non mi permetto di commentare artisticamente, ma mi ha chiamato il concetto dell'unità di vita, che
per me nel mio lavoro sta diventando sempre più importante. Parto ancora una volta dalla laicità. Penso che la passione per ciò che si fa è un'esigenza umana, non è solo dei cattolici. Qualche anno fa ad Harvard sono partito con uno studio per evidenziare e studiare le caratteristiche dei diversi leader sia per ruolo che per epoca, quindi come cosa caratterizzasse Cesare, generale dell'esercito romano, rispetto a Giovanni Paolo II, quali fossero le caratteristiche. Alla fine dell'indagine sono dovuto arrivare alla conclusione opposta alla tesi, che c'era una caratteristica che caratterizzava il leader, che era la passione per il proprio lavoro, ma più che la passione per il lavoro, la passione per ogni elemento della propria vita. Steve Jobs, tanto citato in questi anni, a un certo punto dice: l'unico modo di fare un ottimo lavoro è amare quello che fai. Quindi questa è un'esigenza di tutti gli uomini, riuscire a vivere tutto ciò che si fa con passione. Però nella mia esperienza questo, se rimane così, non resiste. Mi capita a volte di svegliarmi dopo una settimana pesante alle 3 di mattina alle 4:30 per prendere l'aereo e andare a Monaco, perché ho alcune persone del mio Monaco, e magari fare tutta la giornata lavorare con i tedeschi non è esattamente facile o molto interessante, a fare riunioni inutili o riunioni in cui ci si parla addosso, che si devono fare perché sono dovute alla compliance, sono dovute a dover firmare alla fine. È difficile alcune volte tenere la passione quando, e penso che sia l'esperienza di tutti in ambiti diversi, in ogni momento della propria vita. È ovvio, è bello avere passione quando c'è una cosa interessante, quando c'è un progetto bello, ma mantenerlo in tutta la vita. L'unico modo per me, e da qui l'Angelus, il quadro dell'Angelus, è andare a fondo di quella che è la mia natura, di me come manager cattolico che sto percorrendo un pezzo della vita eterna su questa terra, ma il vero obiettivo è riuscire a conquistarsi un posto giusto nella vita di là, e quindi riuscire in questa vita a camminare verso quel destino. E questo me lo richiamava l'Angelus, perché i contadini era sentire la campana e riuscire a fermarsi, per me lo devo trovare nelle attività che faccio. Come? Cosa vuol dire per me? Perché su questo potremmo essere tutti d'accordo, dopodiché bisogna andare a Monaco e riuscire a trovare passione in quei momenti. Ci sono alcuni punti che poi ho preparato molto nei quadri che ho visto. Il primo, c'erano molti volti in questi quadri. Mi ha colpito che ogni volto era diverso, così come ogni gesto. E quindi mantenere la coscienza che dietro i numeri e le strutture ci sono non delle persone, perché anche le persone potrebbe essere un termine un po' anonimo, ma dei volti. Che è vero che io gestisco una città di più di 10.000 persone, ma è facile andare per grandi numeri, ma 10.000 persone vuol dire 10.000 volti diversi. E quindi quando lavoro devo tenere presente che l'amore che devo avere per le persone non è generico, non è solo in alcuni momenti, ma devo riuscire a identificare anche quei volti che non conosco. In questo bellissimo libro di Don Walter, in cui raccoglie alcuni libri di Martini, ho trovato alcuni spunti, e a un certo punto Martini, citando la lavoro intersections, quindi tematica del lavoro, dice: la dignità della persona, l'uomo soggetto, il lavoro per l'uomo e l'approfondimento della sua dignità, ecco il fondamento a cui ci si deve agganciare. Ovviamente possiamo essere tutti d'accordo con questa affermazione, la sfida è agganciarla ad ogni gesto e ad ogni decisione, cosciente, come quei contadini, che ogni singolo gesto, anche se è uguale a tutti gli altri, è significante ed è il gesto che conta. Una seconda cosa è appunto questa, cercare di mantenere viva la coscienza che ogni singolo gesto conta, sempre ricordando
ai contadini, cercare di mantenere viva la coscienza che ogni singolo gesto conta, sempre ricordando ai contadini e artigiani. Qui il rischio è dell'80-20, che è una regola famosissima dei manager, per tutti i manager, dove l'80% dell'attività è il 20% del valore e il 20% dell'attività è l'80% del valore. Poi si tende a far diventare la regola del 10-90. Quindi si rischia di essere concentrati sul 20% dell'attività e fare con sufficienza l'80. Invece chiamarsi che anche quell'80% delle attività sono importanti e riuscire a dare importanza a quell'attività. Un santo del secolo scorso, che stimava molto Don Giussani, che era stimato da Don Giussani, San José Maria, scriveva in un suo, che ha fatto del lavoro e della santificazione del lavoro il cuore del suo messaggio, dice a un suo amico: nel riprendere il tuo consueto lavoro ti sfuggì con un momento di protesta sempre la stessa cosa. E io ti dissi: sì, sempre la stessa cosa. E più avanti dice: è missione molto nostra trasformare la prosa di questa vita in endecasillabi, in poesia eroica. E questo è il tentativo che, riuscendo molto caramente, però faccio, cerco di fare anche nelle riunioni che sembrano molto, molto uguali l'una alle altre. Questo porta anche un amore per i particolari. Riflettendo sui quadri e su questi pensieri che sto condividendo con voi, ho riflettuto su una cosa che mi è capitato di riflettere tante volte. Gesù, di 33 anni che è passato sulla terra, 30 anni li ha passati da uomo normale. Io non so che età iniziasse a guardare i ragazzi in Israele, diciamo 15, forse qui, vuol dire che 15 anni li ha passati da artigiano. E mi è venuto in mente con quanta passione, immagino, con quanta cura abbia messo nel riparare gli arati, io penso che quegli arati funzionino ancora adesso, o quanta cura abbia messo nel costruire un tavolo o una sedia, anche se magari era un gesto ripetitivo. Il mio grosso desiderio sarebbe di riuscire a rimettere la stessa passione per ogni mio momento di attività. Sempre San José Maria diceva: non si può santificare un lavoro che umanamente sia un pasticcio, perché non dobbiamo offrire a Dio cose fatte male. Ci sarebbero tante altre cose da dire, vorrei richiamare però una cosa, sempre citando Martini, che questo non è staccato dal risultato. Se io riesco, e purtroppo ci riesco veramente, ma se riuscissi sempre ad adottare queste regole, a vivere queste cose, verrebbero anche i risultati. Martini dice sempre nel libro di Don Walter: lo studio scientifico mostra come, a termine medio-lungo, non immediato, ci sia davvero un'equazione tra eticità, ragionevolezza ed efficienza. Efficienza non solo in termini di guadagno rapido, ma di bene comune e di benessere sociale. Questa è la risposta, secondo me, anche alla richiesta della mia azienda di fare efficienza e di fare risultati. Un'ultima battuta, Pedin nella mostra dice: il disamore generale al lavoro è la tara più profonda, la tara fondamentale del mondo moderno. Io, citando quel cacciatore interista che diceva sono completamente in parte d'accordo, mi sento un po'. È vero, però a mio parere anch'esso è un derivato, ed è un derivato di quel senso di provvisorietà che ci porta spesso alla mancanza di senso della definità, al senso che c'è un destino eterno all'uomo che deve vivere già su questa terra in ogni momento, anche in quelle condizioni che lottano per farcene dimenticare. Il mio lavoro di manager spesso è bombardato da tensioni che cercano di farmi dimenticare questo. E questo che è in certezza di fondo e ci fa dimenticare che comunque il nostro compito, qualunque lavoro facciamo, è fare bene quello che dobbiamo fare e far passare da quel far bene la santificazione della nostra vita.
grazie di cuore anche a Paolo, perché ci ha parlato della passione, l'ha fatto con passione, ci ha parlato con molta franchezza, ci ha raccontato che ci sono riunioni faticose, a noi non capita mai in realtà, però capita solo un micretto evidentemente questa cosa, noi siamo invece contenti, facciamo sempre delle riunioni che contano molto e quindi, e soprattutto perché ci ha parlato dell'etica del lavoro, della cura del particolare e del fare bene il bene. Fare bene il bene. È stato bello anche vedere come a partire da queste opere si siano in lui suscitate delle riflessioni che ha condiviso con noi con molta amicizia. E adesso l'ultimo intervento, questa donna che è un po' un mito, perché in questi anni ha sempre curato mostre molto belle, io in particolare sono innamorato di quella che ha fatto sul buon governo, che è stata molto utile anche per la nostra scuola di formazione sociopolitica, molti giovani ne hanno tratto giovamento. Mariella Carlotti, originaria di Perugia, ma da ormai molti anni vive in una delle città d'arte più belle d'Italia, che è Firenze, insegna nelle scuole secondarie superiori e vive quindi ogni giorno la grande sfida del fare innamorare i suoi studenti della bellezza e di ciò che sta dietro un'opera d'arte. E quindi questo è un compito bellissimo ma anche difficilissimo oggi. Mariella ha al suo attivo molte pubblicazioni. Ad esempio, come ho già detto prima, si è occupata del buon governo di Lorenzetti, così come sempre su Firenze ha pubblicato qualcosa sulla maestà di Lucio da Buoninsegna. Spostandosi poi su una delle opere che ho visitato recentemente, che mi ha colpito molto per la sua maestosità, la professoressa Carlotti ha anche pubblicato un testo sulla Sagrada Famiglia di Barcellona e quindi ci ha portato su Gaudì. Io suggerisco a lei di fare qualcos'altro perché Gaudì merita veramente di essere fatto conoscere anche per la sua esperienza di vita, peraltro c'è in atto un processo di beatificazione di quest'uomo. Naturalmente ha pubblicato opere fiorentine sul Beato Angelico per esempio, oppure sulle fornelle del Campanile di Giotto. Infine, una donna intelligente come lei, amante della bellezza, non poteva rimanere non rimanere conquistata dal Duomo di Milano e quindi è complice nel 2012 di uno scritto intitolato Ad usum fabrice, l'infinito plasma d'opera, la costruzione del Duomo di Milano. Quindi anche per questo l'abbiamo invitata. Alla vigilia di Fiorentina Milan che mi verrà di fare Milan. Sono finalista, quindi 2-1. A 2-2. Ah, il moderatore è proprio uguale. Allora, faccio solo una correzione che mi preme, io vengo da Assisi, non da Perugia, e Jean-François Millet, si chiama così perché è nato il giovane San Francesco del 1814, quindi c'è un legame di sangue tra il patrono della mia città e il giorno di nascita di Millet. Io, visto anche il contesto in cui avviene questo incontro, voglio più che spendere troppo tempo nel presentare la mostra che è più fuori, quindi la vedrete, ne accennerò al significato delle sezioni che abbiamo voluto mettere, però io voglio parlare del perché sento, perché abbiamo voluto dedicare allo scorso meeting una mostra su Millet, non solo perché era il secondo centenario della nascita, ma anche per sottolineare questa tematica del lavoro che oggi acquista dei contorni per il contesto storico che stiamo attraversando, che sono sicuramente drammatici. È a porto di splendore, ma oggi più che mai è un dramma. E mi capita spesso,
qualcuno me l'ha sentito dire, di cominciare le lezioni di storia. Io insegno in un istituto professionale, perciò io accompagno, insegnando letteratura e storia, dei ragazzi che entrano o dovrebbero entrare nel mondo del lavoro. Quando inizio un corso di storia, mi capita spesso di fare o sotto forma di gioco o sotto forma di narrazione questo esempio ai miei alunni. Se un extraterrestre sbarcasse sulla Terra, conterebbe 4 continenti, perché le masse continentali evidenti sono 4. E sarebbe molto sorpreso quando noi gli dicessimo che a scuola ci insegnano che sono 5. Perché certamente ci domanderebbe qual è il continente che non si vede. E noi dovremmo spiegargli che noi consideriamo continente una penisola dell'Asia, che chiamiamo Europa. Certamente l'estraterrestre, che se ci ha scoperto è più sveglio di noi, ci domanderebbe come mai noi consideriamo una penisola un continente. Ci chiederebbe se in questa penisola vive evidentemente moltissima popolazione, e noi dovremmo dirgli che è un terzo della Cina. Allora ci sarebbe ancora più sorpreso e ci domanderebbe perché è un continente. Anzi, noi gli dovremmo anche dire che non solo è un continente per noi, ma che in qualche modo, che lo si voglia o no, è un continente decisivo per la storia del nostro pianeta. È il continente più decisivo. E certamente dovremmo spiegare all'esterrefatto extraterrestre che noi consideriamo continente questa penisola dell'Asia, perché in questa penisola è nata un'idea di uomo, un'idea di politica, un'idea di lavoro, un'idea di che cos'è l'altro, che in qualche modo ha segnato la storia di questo pianeta. E io credo che in questo sia centrale l'idea di lavoro, che è nata in Europa, che noi del lavoro manuale, tant'è che, come ricordava prima preceduto, il nostro Dio fatto uomo ha lavorato con le mani in una bottega di carpentiere. Ecco, io credo che noi dobbiamo, dico ai miei alunni, riprendere coscienza dei fattori che ci hanno reso continente, e in particolare dobbiamo riprendere coscienza del fattore lavoro, non solo della cultura del lavoro che ha fatto dell'Europa un continente, perché se non riprenderemo coscienza di questo, noi saremmo destinati a diventare quello che la geografia aveva già deciso che fossimo, una penisola dell'Asia, perché quantitativamente non abbiamo storia. Abbiamo una prospettiva solo in termini qualitativi, l'abbiamo avuto e la avremo solo in questi termini. Perciò io credo che riprendere coscienza di che cos'è il lavoro sia uno dei motivi che rendono interessante il momento di crisi che stiamo attraversando, perché ci costringe a ripensare le parole su cui la nostra civiltà è fondata. E certamente la parola lavoro è una parola fondamentale. Non per nulla nel Medioevo, in cui erano più consapevoli di noi che dal cristianesimo era nata una concezione assolutamente originale del lavoro. Pensate a Seneca che scrive: l'ozio è l'amico dell'anima, il negozio è il suo nemico, il lavoro è il nemico. E pensate alla regola di San Benedetto che al capitolo 28 dice: l'ozio è il nemico dell'anima. Per questo il monaco prosegue la preghiera lavorando, sentendo che solo la preghiera e il lavoro salvano la statura intera dell'uomo. Per questo nel Medioevo, sui portali delle cattedrali o alla base del campanile come a Firenze, scolpivano dei grandi cicli dedicati al lavoro. Era il loro grido di vittoria. La rivoluzione che Cristo aveva portato nel mondo
aveva come un vertice espressivo nel modo con cui aveva cambiato la percezione del lavoro. E grazie a questo l'Europa era diventata l'Europa. Anni fa, al meeting, abbiamo dedicato una mostra proprio al ciclo delle formelle delle campanelle di Giotto, perché è il più grande ciclo di storia del lavoro della nostra storia dell'arte. E in quell'occasione lì ho avuto un dialogo che mi ha molto colpito, perché accompagnando a vedere questa mostra ad un grandissimo imprenditore del mondo, che è erede di una delle grandi famiglie imprenditoriali che dominano il mondo, un uomo però molto giovane, perché è il padre che ha fatto fortuna, è un uomo certamente molto intelligente. A un certo punto, spiegandogli queste formelle, lui dice: professoressa, voglio capire bene qual è la novità che il cristianesimo porta nella percezione del lavoro. Me lo faccia capire, siccome sono un imprenditore, me lo faccia capire in maniera terra terra. Allora, perché avevo detto, glielo dico come lo dico come l'ho detto a questo imprenditore. Dico a questo imprenditore: vede, io insegno in una scuola professionale, quest'anno insegnavo una quinta, avevo 31 ragazzi, 16 extracomunitari e 15 italiani. I 16 extracomunitari erano albanesi, marocchini, algerini, pakistani, cinesi, se ne parto, poi latinoamericani. Praticamente insegnavo loro. Alla fine dell'anno, siccome i miei alunni in gran parte vanno a lavorare quando finiscono le superiori, io dico ai miei alunni: ragazzi, adesso andate a lavorare, che cos'è il lavoro? E io dico a questo imprenditore: guardi, tutti i miei alunni di 4 continenti diversi, di 3-4 religioni diverse, che non vanno d'accordo su nulla, mi hanno dato la stessa identica risposta. 31 ragazzi. Allora lui, curiosito, dice: quale? E io dico: guarda, gliela dico come l'ha detta il napoletano, perché si sa, dal punto di vista espressivo, sono i migliori. Tant'è che quando lui l'ha detta, ha raccolto l'applauso del verano. Mi allungo la napoletana e dico: professoressa, il lavoro è quella cosa che purtroppo bisogna fare per portare a casa la bagnata. E io ho detto ai miei alunni: ragazzi, siamo ritornati a prima di Cristo. Questo è il lavoro, è una concezione del lavoro da schiavi. Perché in questa concezione di lavoro non c'è Dio. Così che se andrete a lavorare per così, lavorerete quando il padrone vi guarda e lavorerete guardando l'orologio, desiderando che arrivi venerdì e agosto. Perché il lavoro sarà il luogo della vostra schiavitù. La vostra libertà comincerà quando il lavoro finirà. Ma questa è una vita tristissima. Poi dico a questo imprenditore: lei ha 36 anni. Se, da quello che mi hanno detto, lei potrebbe smettere di lavorare, perché la pagnotta ce l'ha per una cinquantina di vite. Ma se lei a 36 anni cedesse a questa tentazione e smettesse di lavorare, lei non potrebbe evitare 3 cose. La prima cosa è che lei non saprebbe nulla di sé, perché l'uomo scopre sé nel lavoro. Perché la rivoluzione che la tradizione giudaico-cristiana ha portato è che il lavoro, qualsiasi lavoro, non è strumentale. Cioè, non è il modo con cui l'uomo conquista la bagnata, ma il lavoro è la strada con cui l'uomo realizza sé, di cui mangiare è un aspetto. I soldi sono un aspetto,
importante. Ma l'uomo ha bisogno di lavorare per realizzare la propria natura, per realizzare sé. Tant'è che un uomo che non lavorasse è un uomo che prenderebbe con molta fatica coscienza di sé. È un uomo che, se, dicevo, la seconda cosa che lei non potrebbe evitare di non sapere nulla della realtà, e non potrebbe evitare la terza cosa, tutte le sere l'angoscia di una vita inutile. Perché per un uomo adulto il sinonimo della parola felicità è la parola utilità. E è nel lavoro, e è il lavoro il modo con cui l'uomo, è il modo più feriale con cui l'uomo dà il proprio contributo al mondo. Si rende utile al mondo. E, ecco, per questo io credo che Peggy aveva ragione quando diceva che la tara fondamentale del mondo moderno è il disamore generale al lavoro. E io credo che i tempi di crisi sono tempi appunto preziosi, perché ci costringeranno a ripensare queste cose. La mostra di Millet è un mostrino che abbiamo fatto per, come promemoria di questo, sottolineandone arbitrariamente, dalla sua pittura tutta dedicata al lavoro, alcune caratteristiche che mi hanno sorpreso sia guardando i suoi quadri, sia leggendo un libro che mi ha folgorato, il libro che Van Gogh teneva sul comodino, la biografia che di Millet fa al Fresnes-Sensier. Un libro che è poco conosciuto in Italia, perché per esempio non è stato tradotto in italiano, c'è solo in francese. E invece è un libro interessantissimo, appassionantissimo, in cui lui racconta la vicenda umana di Millet, soprattutto attraverso le lettere che Millet gli scriveva. Bene, la mostra ha una prima brevissima sezione in cui abbiamo voluto dire in due parole chi era Millet. Millet nasce, il giovane San Francesco del 1814, in un villaggio della Normandia, in una famiglia di piccoli proprietari terrieri. Tra l'altro, proprio Sensier, notando il giorno in cui nasce Millet, il giovane San Francesco, dice: San Francesco d'Assisi, l'infaticabile contemplatore delle cose della natura, era in effetti un patrono ben scelto per l'uomo che più tardi doveva essere l'amante più appassionato dell'opera di Dio. Nasce in una famiglia numerosa, Jean-François è il primo di 9 figli, e allargata alla nonna, alla prozia e allo zio prete, Jean Millet, che si occuperà della educazione del giovane Jean-François, che da lui impara a leggere, apprende il latino, forse il greco, e si appassiona alla grande letteratura, in particolare alla Bibbia e a Virgilio, alle Georgiche in particolare. Avendo dimostrato una inclinazione per il disegno, un certo talento per il disegno, si trasferisce a Cherbourg e poi a Parigi. Ma, la faccio breve, c'è una data fondamentale della vita di Millet, che è il 1849, quando a Parigi scoppia un'epidemia di colera e lui decide di portare via la moglie e i figli da Parigi per la paura del contagio, e si trasferisce in un villaggio non lontano da Parigi, dove già alcuni altri pittori, che alcuni altri pittori avevano eletto al loro cenacolo artistico. Questo gruppo di pittori, la storia dell'arte, li chiama la scuola di Barbizon. Barbizon, questo villaggio, è sul bordo della foresta di Fontainebleau. Ma per dirlo in una maniera sintetica, mentre questi altri pittori si voltano verso la foresta, Millet si volta verso i campi.
e rimane folgorato dal lavoro degli uomini e delle donne che vede, che diventeranno da qui in poi l'oggetto prevalente, quasi esclusivo della sua pittura. Fino allora invece lui sarà dedicato soprattutto a una pittura di ritratto, anche perché era quella più facilmente utile per la pagnotta, per riprendere la cosa precedente. E nei 25 anni quello che doveva essere un soggiorno temporaneo diventa invece un soggiorno molto lungo, perché lui vivrà dal 1849 fino alla morte, cioè fino al 1875, a Barbizon. Nella prima sezione appunto ripercorriamo brevissimamente queste vicende di Millet. Poi la mostra è articolata su quattro sezioni, che sono appunto quattro sottolineature che abbiamo voluto fare dell'attività artistica legata al lavoro di Millet. La prima sezione è quella che abbiamo intitolato con un'espressione che è dello stesso Millet, il lato umano del lavoro. E il primo dipinto che c'è è il Seminatore, che è il primo grande capolavoro di Millet, più volte lo vedremo rifatto da Van Gogh, che ottiene importanti riconoscimenti pubblici. Con questo dipinto comincia questa nuova e definitiva stagione artistica di Millet, che da un anno si era trasferita a Barbizon. Scrive a Saint-Cyr: come potete capire dai titoli, non ci sono donne nude o soggetti mitologici. Voglio cimentarmi con temi diversi da questi, che sento non essermi vietati, ma che non vorrei essere costretta a fare. E questo perché, a costo di passare ancora più per socialista, è il lato umano, schiettamente umano, quello che in arte mi tocca di più. Lui dichiara subito il suo intento. Quello che lui interessa non è il lavoro sociologicamente o politicamente descritto, ma è quello che lui chiama il lato umano del lavoro. E di questo lato umano del lavoro è la prima sottolineatura che vogliamo fare, è la fatica del lavoro, la fatica quotidiana degli uomini che lavorano. Quello che il mondo contemporaneo, quello che i miei alunni sentono come grande obiezione, il lavoro è fatica. Per Millet è una constatazione evidente. Come lo era per mia nonna, l'acqua bagna, il lavoro è fatica. Noi la sentiamo obiettante, Millet la sentiva come una condizione inevitabile. Infatti scrive: il mio programma è il lavoro, perché ogni uomo è destinato alla sofferenza del corpo. Tu vivrai col sudore della fronte, scritto da secoli, destino immutabile che non cambierà mai. Ciò che tutto il mondo dovrebbe fare è cercare il progresso nella sua professione, sforzarsi ogni giorno di migliorare, di diventare forte e abile nel proprio mestiere e superare il prossimo per abilità e coscienziosità del lavoro. Questa è per me l'unica strada, tutto il resto o è sogno o è calcolo. La fatica del lavoro, ma per questo penso del lavoro non solo la fatica, come si vede in questo dipinto, di chi curva la schiena nel lavoro, ma anche la fatica del lavoro, come per esempio in questo soggetto che lui fa più volte, della donna che fa il burro, che sottolinea un altro aspetto della fatica del lavoro, che è la monotonia dei gesti ripetuti, no? La monotonia legata alla ripetitività di gesti elementari, no? Come quello di questa donna. La fatica del lavoro, come dico sempre ai miei alunni, c'è soltanto un paragone, è vinta soltanto da un'altra fatica, la fatica di non averlo.
Da questo punto di vista, pensando anche all'associazione che ha organizzato questo evento, voglio fare questa sottolineatura, perché è vero che il lavoro è fatica, che è una fatica che rompe la schiena, come si vede in questi vangatori, in questo vangatore di Mille. Il dolore è forse ciò che fa più fortemente esprimere gli artisti, diceva Mille commuovendo Van Gogh. Oppure quando scrive, sei seduto sotto gli alberi e provi tutto il benessere, tutta la tranquillità che ti è possibile godere, poi all'improvviso scorge una povera figura che scende per il sentiero portando il peso di una fascina. L'inatteso e sempre sorprendente modo in cui questa figura compare ti riporta controvoglia all'infelice condizione dell'essere umano, alla grande stanchezza. Ti dà sempre un'impressione come quella espressa da La Fontaine nella sua favola del taglialegna. Quale gioia ha avuto da quando è nato? Esiste uomo più povero su questa rotonda terra? La fatica degli uomini che lavorano. Ma questa fatica degli uomini che lavorano appunto è una fatica sana. Non è sana la fatica degli uomini che non hanno lavoro. Per questo la disoccupazione è un problema morale prima che economico. Perché l'uomo non solo ha il diritto a lavorare, ha bisogno di lavorare. Ma c'è una seconda sottolineatura che facciamo con un'altra serie di dipinti, e è quella che di una frase per me bellissima di Millet, che definisce il lavoro un dramma avvolto di splendore. È vero, il lavoro è una grande fatica, e però c'è una cosa strana, che in questa fatica c'è una grande bellezza. È una fatica colma di bellezza. E lui sottolinea nei suoi quadri questa fatica e questa bellezza, questo splendore del lavoro. Qualcuno mi dice che nego le seduzioni della campagna. Io vi trovo ben più che delle seduzioni, degli infiniti splendori. Vedo come lo vedono loro i piccoli fiori di cui Cristo diceva: vi assicuro che lo stesso Salomone in tutta la sua gloria non ha mai avuto una veste come la loro. Vedo molto bene le aureole dei soffioni e il sole che diffonde la sua gloria laggiù, ben oltre i paesi, sulle nuvole. Allo stesso modo vedo nella pianura tutti i fumanti i cavalli che lavorano, più lontano, in un posto roccioso, un uomo tutto curvato di cui per tutta la mattina si sono sentiti gli acchi e che adesso cerca di raddrizzarsi un attimo per riprendere fiato. Il dramma è avvolto di splendori. Lo splendore che lui sottolinea con queste figure gigantesche anche rispetto al paesaggio, e qui sono aiutato da quello che ha detto Don Domenico, per cui non lo risottolineo più, dal fatto della luce che avvolge queste figure, come si vede nella battaglia che è qui alla Galleria d'Arte Moderna di Milano. Colpirà molto questa luce che avvolge le figure, che è stata così ben tratteggiata da Don Domenico. Colpirà Van Gogh, che dirà che questa luce con cui lui avvolge le figure è della stessa natura con cui delle aureole medievali. L'aureola medievale sottolineava che quella figura aveva vissuto un rapporto particolare con il mistero. Scrive Van Gogh: vorrei dipingere, e lui dice che lo riprende da Mille, vorrei dipingere uomini e donne con un so che di eterno, di cui un tempo era simbolo l'aureola, e che noi cerchiamo di rendere con lo stesso raggiare, con la vibrazione dei colori. E beh, son belli, grandi come un mistero, dice Mille di queste figure di persone che lavorano. Salto velocemente le spigolatrici e l'Angelus, già ampiamente tratteggiati da Don Domenico, e mi avvio alla terza sezione della mostra, perché
Se il lavoro è fatica, se questa fatica è avvolta di splendore, c'è una terza sottolineatura che studiando i quadri di Millet mi ha colpito. Lo spazio che lui dedica al lavoro delle madri, a dipingere il lavoro delle madri. Perché nel lavoro delle madri si vede la natura ultima del lavoro, che è il lavoro a carità. Questa non è una frase religiosa, questa è una frase umanissima. L'uomo è fatto per donare sé. E nel lavoro avviene questo dono di sé, per questo l'uomo ha bisogno del lavoro per compiere sé. Perché l'uomo si realizza come gratuità, come carità. Guardate, ognuno di noi questo lo può percepire nella sua esperienza quotidiana. Quello che dà soddisfazione nel lavoro, in qualsiasi lavoro, è quello che nel lavoro fai che non è pagato. Io sono pagata per fare il programma di Italiana Storia, non sono pagata per commuovermi dei miei anni. Ma se non mi commuovo dei miei alunni, io non li insegno bene. Questo non è pagato. Ma questo è ciò che rende improvvisamente umano il lavoro. Questo è ciò che rende il lavoro strada per la realizzazione di me e lo rende gradito a chi lo riceve. Questa natura di gratuità del lavoro si vede molto nel lavoro delle donne, in particolare nel lavoro delle madri. E nella terza sezione abbiamo messo alcune delle madri dipinte da Millet. Sono quadri forse meno noti, ma bellissimi. Vi faccio vedere velocemente perché ho ampiamente sforato i tempi. Il lavoro delle donne che si prendono cura dei bambini, allattandoli, vegliando vicino alla loro culla, imboccandoli, coprendoli, ma anche educandoli al lavoro, come in queste lezioni di lavoro a maglia. L'ultima cosa, l'ultima sezione, è che alla pittura di Millet guardò commosso Van Gogh, lo colpì lo sguardo portato agli uomini che lavorano, la comprensione del loro dolore, la religiosità profonda con cui percepiva la vita. Lo chiamò non il suo maestro, ma papà Millet. A mio modo di vedere Millet come uomo ha indicato ai pittori una strada, perciò lo ripeto, Millet è papà Millet. E soprattutto quando la malattia psichica di cui soffriva e il ricovero in clinica lo costringeranno a non dipingere en plein air, a rimanere in ospedale o addirittura nella sua camera, lui dipingerà copiando da Millet. Ma guardate per esempio come lui rifà alcuni dipinti di Millet, in una maniera assolutamente originale. Lo dirà lo stesso Van Gogh quando dirà: un grande musicista quando suona Beethoven non si dice che copia da Beethoven, dà un'interpretazione originale di Beethoven. E un grande cantante non deve cantare una canzone sua per essere un grande artista. Perché per un pittore non dovrebbe valere la stessa cosa? E infatti, come vedete per esempio nella tossatura, tanto Van Gogh è fedele al tratto di Millet, tanto fa un'opera totalmente originale. Oppure i primi passi, a lui piaceva copiare i disegni di Millet, gettandoci sopra il colore. Vado veloce, non posso leggere le frasi. Il riposo del mezzogiorno di Van Gogh e di Millet. E da ultimo vediamo come il seminatore, il gesto dell'uomo che affida la terra
il seme perché gli dia il pane, questo dipinto è stato più volte ripreso da Van Gogh e nei dipinti che vediamo si vede una cosa bellissima, come uno tanto più è figlio, tanto più diventa se stesso. E Van Gogh, imitando Millet, ha trovato la strada per essere Van Gogh. Io brevissimamente voglio riprendere due cose e poi dopo andiamo a bere il vino. Allora, anzitutto ringrazio moltissimo la professoressa Carlotti Mariella, che nel catalogo c'è scritto nata a Perugia, io spero, però è di Assisi. Anzitutto io penso questo, dobbiamo recuperare il senso del lavoro, questa cosa che ci è stata richiamata è molto importante e in questo ci sono da maestri i benedettini, come sapete bene, sono stati loro i primi che ci hanno insegnato l'importanza del lavoro manuale, dignitoso come ogni altro lavoro, e la continuità tra lavoro e preghiera. La seconda cosa, dobbiamo superare la tentazione dei 31 studenti. Questo è il lavoro difficile che c'è da fare, perché abbiamo contro una società che insegna che si può vincere senza lavorare. E così Win for Life, queste cose che voi trovate, crea una cultura dell'antilavoro. Un giovane pensa che colui che è fortunato è chi non può lavorare, che è precisamente appunto il tornare indietro nella storia, è una regressione culturale che noi dobbiamo superare mostrando, come ci ha detto mirabilmente Mariella, che c'è un rapporto, un nesso importante tra fatica e bellezza. Quando Dostoevskij dice quella frase famosa, la bellezza salverà il mondo, tanti la interpretano male, ma lui ha in mente precisamente la bellezza dell'amore crocifisso e risorto. C'è una bellezza che passa da quelle piaghe, da quei fori. E allora io penso che questa sia un po' una sfida difficile oggi, quello di aiutare le persone a comprendere che non c'è bellezza senza fatica. E in questo senso ogni cosa che si fa può diventare importante. A me piace moltissimo una frase di Martin Luther King, quando lui dice: un uomo chiamato a fare lo spazzino dovrebbe spazzare le strade così come Michelangelo dipingeva, o Beethoven componeva, o Shakespeare scriveva poesie. Egli dovrebbe spazzare le strade così bene al punto che tutti gli ospiti del cielo e della terra si fermerebbero per dire che qui ha vissuto un grande spazzino che faceva bene il suo lavoro. E questa cosa Millet ce la dice bene, perché anche le patate, anche raccogliere le patate è un lavoro dignitoso. Il lavoro è un dramma avvolto di splendore. E questo ce lo insegnano, come sempre Mariella ce l'ha ricordato, anche le madri. E io, mentre lei parlava delle madri, pensavo che noi dobbiamo ricordare la differenza tra lavoro e occupazione. Sono due cose diverse. Perché ditemi voi, chi lavora di più? Tra una madre che magari ha 4-5 figli, che si alza presto al mattino per svegliarli, vestirli, accudirli, e poi si muove tutto il giorno per seguirli, e la sera è lì, dopo aver cucinato, ancora a sistemare la casa, e magari sua sorella, che lavora in un'azienda 8 ore, e poi va a farsi la piaura tutte le sere, poi va in discoteca, e poi dopo si diverte, giustamente. Però chi lavora di più? Una non ha un'occupazione e l'altra ce l'ha. Lavoro-occupazione. È una distinzione importante in questo tempo. Noi oggi siamo qui a parlare di lavoro e ricordarci che c'è un lavoro che, pur non essendo pagato,
ugualmente è importantissimo, anzi è più importante, perché ci riporta la grandezza e la bellezza della gratuità, che non è gratis, come sempre dobbiamo ricordare. Allora, adesso anzitutto ricordo la possibilità di acquistare il catalogo. I cataloghi della mostra li potete acquistare al tavolo d'ingresso, è bellissimo, è curato da Mariella, riprende anche molte delle frasi che sono state citate. E infine vi ringrazio per la partecipazione attenta, ringrazio tutti coloro che sono intervenuti, Don Domenico, Paolo e Mariella, perché davvero l'hanno fatto con grande competenza e passione. Grazie a voi per l'attenzione, buona degustazione.